Per prima cosa andiamo ad annerire con la matita HB la parte retrostante della fotocopia. Possiamo annerirla tutta o possiamo semplicemente annerire la parte corrispondente al disegno. Adesso prendiamo un foglio d'album ruvido e appoggiamoci sopra e più o meno al centro la nostra fotocopia, con la faccia appena annerita rivolta verso il basso e la faccia con il disegno rivolta verso l'alto. Per evitare che si sposti, fissiamo due angoli opposti del foglio con due pezzetti di nastro adesivo. Adesso ricalchiamo con una matita qualsiasi il contorno dell'albero, inclusi i rami, avendo cura di sollevare un angolo della fotocopia per verificare che il disegno si stia trasferendo sul foglio d'album. È sufficiente che sia un segno leggero. Una volta finito di ricalcare, stacchiamo i due pezzetti di nastro adesivo e mettiamo da parte la fotocopia. Adesso prendiamo un pastello di colore marrone e rinforziamo il segno lasciato dalla grafite della matita. Procediamo con calma onde evitare sbavature. Completato il contorno, possiamo procedere a colorare il nostro albero, sempre con il pastello marrone, ma cercando di ottenere un chiaro scuro, poiché il tronco avrà una parte più esposta alla luce, quindi più chiara, e una parte che risulterà in ombra, quindi più scura. Questo darà volume e tridimensionalità al nostro albero. Se non vi sentite sicuri, potete fare una prova colorando l'albero sulla fotocopia e sperimentare lì un chiaro scuro. Una volta completato l'albero, tracciamo una linea orizzontale molto leggera con il pastello giallo. Al di sotto di questa linea d'orizzonte disegneremo l'erba del prato.
Prendiamo adesso i pastelli delle tonalità del verde. Occorre almeno un verde chiaro e un verde scuro, ma se avete anche una tonalità intermedia è ancora meglio. Realizziamo una serie di linee che potranno essere diritte o curve, più sottili o più spesse, o un misto di tutte queste, cercando di imitare dei ciuffi di erba. Man mano che procediamo verso il basso e ci avviciniamo alla base del tronco, passiamo al pastello verde più scuro e realizziamo almeno un paio di righe con questa tonalità. Poi potremo riprendere il verde più chiaro per procedere fino al margine del foglio. Non vi preoccupate degli eventuali spazi bianchi, potremo coprirli colorando in maniera leggera con la stessa tonalità utilizzata per l'erba. Una volta finito il prato, prendiamo la tavolozza e i colori a tempera. Chi ha i verdi potrà utilizzarli, occorrerà un verde chiaro e un verde più scuro. Chi ha invece solo i colori primari utilizzerà il ciano e il giallo combinati fra loro. Per ottenere un verde scuro si utilizza più ciano e poco giallo. Per ottenere un verde chiaro si utilizza più giallo e poco ciano. Al posto del pennello utilizzeremo un cotton fioc, un'estremità per il verde chiaro e l'altra estremità per il verde scuro. Chi non ha il cotton fioc può utilizzare eventualmente una matita con su una estremità una gommina, come faccio io. Si procede a realizzare tanti puntini o palline finché la chioma dell'albero non sia abbastanza ricca. Cercate di non coprire per intero i rami, ma lasciatene alcune parti visibili. Una volta finito il lavoro, lasciate asciugare il tutto.